Marco da 4 anni, vivo a Berlino e sono contento di essermi andato. Tutti mi dicono che sono matto aver lasciato una città bella come Roma, però insomma, Roma da turista è ben diversa da Roma da cittadino. A Roma ho avuto per tanti anni una videoteca a San Lorenzo che si chiamava Videobuco, che ha resistito 3 anni senza di me, ma un anno fa ha chiuso definitivamente. Berlino non è bella come Roma dal punto di vista turistico, però qualità della vita è decisamente superiore e poi diciamo sotto l'aspetto culturale, artistico, soprattutto musicale, per me che sono un appassionato di musica, è infinitamente superiore a Roma. Roma gira intorno a se stessa, è un, come dire, qualcuno parte con un'idea, faccio l'aperitivo e tutti seguono e fanno l'aperitivo. Uno dice faccio il mercatino dell'usato la domenica pomeriggio e tutti fanno il mercatino dell'usato la domenica pomeriggio. Ma pochissimi azzardano un'idea nuova, pochissimi cercano veramente di cambiare, di fare qualcosa di diverso. Quando mi sono trasferito tutto volevo meno che incontrare italiani. Però ora che è un po' che sto lì, devo dire, gli italiani, i romani o le persone che hanno vissuto a Roma, che ho incontrato lì, sono molto rilassate, molto carine e anche di piacevole compagnia. Quindi in un certo senso sono un po' come me, cioè se se ne sono andati, un motivo che ci accomuna c'è. Tanti mi chiedono, ma dai, ma come? Ma il tedesco è difficile? Io penso che il polacco sia ben più difficile del tedesco e che poi alla fine, insomma, le lingue non sono né belle né brutte, se ti serve è un mezzo, lo fai, lo impari e poi ne avrai, insomma, i benefici. A Berlino ho aperto un bar, quando dico un bar si intende un locale, quindi un locale dove ho musica dal vivo tutte le sere, drink e bella gente.